Stiamo concludendo l'analisi della mattinata tra di noi, perché giustamente i temi messi sul tavolo sono delicati, che riguardano la, riguardano la quotidianità del vostro lavoro, riguardano il vostro futuro, quindi riguardano il futuro petrignano. Dopo che l'azienda ha messo sul tavolo la riconferma del piano industriale e alcune richieste sul modello organizzativo di Petrignano, è chiaro che l'analisi era dovuta da parte nostra. Certo. Noi abbiamo rilanciato le nostre proposte, già presentate a luglio scorso, sempre qui in Confindustria, su cui ancora non abbiamo risposte certe. Sono quelle risposte che devono azzerare gli esuberi, devono azzerare anzi i licenziamenti, sono risposte che guardano, risposte che guardano alle ore di lavoro che stanno a Petrignano, alle postazioni di lavoro che stanno a Petrignano, e che nel momento in cui si apre una procedura di licenziamento collettivo pari a 125 teste, come dicono loro, c'è bisogno di fare una rivisitazione vera e concreta su tutte quelle postazioni che possono e devono rientrare a disposizione dei lavoratori di Petrignano. In più c'è tutto il quadro di formazione, riqualificazione, affiancamento, eccetera, perché loro dicono che in futuro il lavoro aumenterà, ma oggi non abbiamo le professionalità per rispondere a quell'esigenza. È un ritardo. È un ritardo tutto loro, perché hanno fatto distinzione e differenze tra lavoratori, e quelle differenze bisogna eliminarle e mettere tutti in condizione di lavorare. Questa è la condizione per cui si possono mettere tutti dentro il sito di Petrignano. Questa è la condizione che stiamo discutendo.